Non solo i banchetti e i ricevimenti, ma anche i 28.000 euro per aderire a un'associazione Doppione del Lupi, l'Unione delle Province Italiane. Uno spreco di denaro pubblico, secondo l'associazione Un'altra Treviso, che ha denunciato lo stanziamento deliberato dalla provincia di Treviso a luglio di quest'anno per la quota associativa per l'anno in corso alla CONORD, una sorta di Unione delle Province Padane. Organismo di chiara matrice leghista, la sede si trova a due passi dalla sede provinciale leghista e che dunque non comprende tutte le province del nord. Un inutile e poco rappresentativo doppione, per questo, secondo Gigi Calesso, portavoce di Un'altra Treviso, una fonte di sperpero di denaro pubblico da parte dell'ente provinciale, tanto più se si considera che Leonardo Muraro ricopre anche il ruolo di presidente regionale della stessa UPI, unico organismo legittimato a trattare con il governo e con gli altri enti locali. Non si capisce quindi perché la provincia di Treviso debba essere associata sia all'Unione Province Italiane che alla CONORD, la cui quota annuale è di 28.000 euro per il 2012. Tra l'altro poi la provincia di Treviso è in fase di riordino se non di scioglimento e quindi questo rende la spesa ancor più incomprensibile. Si tratta di una spesa perfettamente legale, ma il problema è politico, perché devono essere spesi 28.000 euro dei cittadini per un doppione dell'associazione di provincia a cui già la provincia di Treviso appartiene. E nel mirino di Un'altra Treviso vi è anche un'ulteriore spesa sostenuta dalla provincia di Treviso. È discutibile anche quella del presidente Muraro di ricorrere al TAR contro il provvedimento del governo per il riordino delle province. Anche lì sono stati impegnati nei giorni scorsi, quindi la provincia è pronta a spenderli se servono, 15.000 euro per il patrocinio di un avvocato presso il Foro di Roma, quando si sa benissimo che anche in provincia di Treviso la maggior parte dei cittadini è a favore dello scioglimento delle province. Allora perché la provincia impegna 15.000 euro per andare al TAR contro il governo per il decreto di scioglimento o di riordino delle province?